Sì, prova. Good morning, you speak English. Solo che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che su con bongo. Io non so con bongo. Cosa hai messo nel caffè? Sei una figlia cavalcanda. E balla canta. A due. Tu barco. E allora ragazzi, inizia la stagione, quindi vieni qua Gina, non dare fastidio che ti porto nell'acqua, ti porto, eh. E allora, oggi è giovedì, oggi che giorno è? Tata, Gina! Che buongiorno signora! Questa è Cirella, no? È l'isola famosa di Cirella, caro Serafino. Piccola, vieni qua! Buongiorno, come state? Sì, dove siete? Di qua! Che meraviglia, mi potete alzare signor Congia, faccia a mamma baciare, che mi devo dare una cosa, non essere ripreso, no signor, è che guardi che panza che fa, guardi me, venga le faccio assaggiare il nostro pomodoro, no grazie, guarda che spettacolo, ma che spettacolo, lo sentono quando signora, gli animali sono amati, che meraviglia, guarda ragazzi, ma ragazzi che mare meraviglioso, che gente meravigliosa, che lei di dove ha detto signora? È di San Nicola Arcella, venga qui, saluto. È sempre la sindachessa, no? Sì, sempre Barbara. Cioè, la... Signora, sì. Poca c'è sa capo, sennò che ti sta mociando a dopo. Allora, questa qui, vede? Ah, ma lei sta facendo una pubblicità? Che no, cos'è? No, è un invito, non è una pubblicità. È un... se a lei piace questo pomodoro, lo può assaggiare. Se no, mi chiama sul nostro fan club e mi dice che non è buono. Questa, pasta poco eh? E succo assai. E succo assai. Ecco, allora, vedete signora, vedete? Ma chi lo produce questo pomodoro? Salsa da nonna, signore, mi pensavo che era uscita. No, no. La Corinan. E qui a Cicala. Cirella. No, questa è Cirella, questa è Cicala. Ah, Cicala. Bene. Signora, lei potete qua. Lei anche su Facebook, signora. Certo. Vabbè, che meraviglia la comunicazione è importante. Perché chi usa queste. Siete sorelle? No. Siamo amiche. Amici. Sì, ma avete visto che mare meraviglioso, ragazzi? E noi, secondo lei, perché veniamo qui? Che lei è insegnante? Sì. Fratesce, ma vede che sono 40 anni che faccio i capelli e fatti in bugio. Perché si vede, lei è l'approccio, come parla, no? Sì, ho insegnato. Lei è medico? No. Lo sarà stata da. Io sono la manager. E quindi ho sbagliato termine, dottore, dottoressa, perché è manager, giusto? Certo. Quindi ho sbagliato. No, non c'è problema. Grazie davvero. Proviamo, poi come facciamo a dirle se ci piace? Allora, Pino Gigliotti, a me fai i bigliettini, Giovanni Rodea. Giovanni Rodea! Andiamo, Giovanno! Perché così, ma se ho l'account Facebook. Allora, Pino Gigliotti, sono Pino Gigliotti. Perfetto. Pino Gigliotti. E le comunicherò. Una volta, sai che già l'anno scorso ci ha dato 50 euro una signora per il bigliettino e poi mandato che ho mandato. Piccola bella la, grazie signora. Guardate qua, guarda che roba. Venga. Sì, che si sta ammucciando. Guarda qui. Chi ne è chi? Un gesmici. Tata! Ci faccio due puntate a casa. Può venire qua? Messa signora. Grazie signora per la cortesia, grande affetto, travolgente commozione. Signora, buongiorno. Guardate che mare ragazzi, che meraviglia mare. Bene. No ragazzi, io porto la puntata, guardate ragazzi che mare, chi è la Calabria che ci appartiene, vero o no signore? Buongiorno. Complimenti, sarà un magistrato o professore, giusto? No, sono un pensionato. Vabbè, ma che cosa ha fatto quando? Ma era un funzionario. Capito. Se no lei è su libri lei. Io non so come si chiama questo. Su libro. Venga un secondo. No, per dire, c'è un premio. Oh, io fate, è un nuovo, mega c'è il scarto. Ti mando il ragazzo. Un secondo, vieni. Manda mia mogliere, ma. No, un secondo. Hai visto che è questo? E che questa è la panza mia, oie. Il calabrese è così o no? Su un gerapanza che Calabria è, fateci, vieni, che ti devo dare una cosa, vieni, qualche beggio, un bucarello, fateci, è mia, vieni, oggi le diciamo che è giovedì, gli faccio uscire l'acqua, ma, come sta? Tutto bene, vieni, allora, tutto che lei ci segue? Qualche volta, che lavoro fai? Infermiere, so.
Oggi sono due. Siamo mangiati i pazienti, che per me non credo che si mangia anche i pazienti. Quindi li guarisco. Di dove sei? Di Cerisano. Ah, lo so, dove a Petrolino. Tutti gli amici di Cerisano, tutti gli amici di Peppino, tutti quanti. E quindi ragazzi, che meraviglia però, eh? C'è bello, sì. E che succede? Sì, venga, venga qui che. Beh, piglio, chi c'è? Romana. È romana. E allora devo far assaggiare una cosa. Serafe. Beh, come vuoi dire, c'è un bello, c'è un bello. Allora, mo tieni le scarpe, costano 120 la scarpa. Non c'è quella scarpa. Ivan Greco, 120 euro. Publioro. Non c'è la C. Vi mendo su la cosa. Siamo da 120 euro. Raga, 120 euro all'outlet. A risalto. Eh? Bravo, allora stavo dicendo che la settimana prossima vengo con l'ombra di quella tappina. Ho costume bagno tutto e metto pure qui. Okay. Chi è che? Chi è che? Buongiorno. Signora? La signora. Scusi. C'è un premio per lei. Vabbè, vediamo. Vieni qua. Allora. Ragazzi, ombre, buongiorno. Guarda che mare meraviglioso, però parliamo della Calabria bello, o no? Fai poi vedere la Calabria. Ti diamo la maglia. Ah, maglia, la maglia come c'è, che ci vuole una coperta. Un XXXXL. Chiama tuo figlio. Gabriel. Stefano, vieni tu. Se fa caldo, te le freddo. Se fa freddo, te guardi. Rappa qua, fallo marà. Rappa qua, apriamo. Che sono intanto è infermiere, però va per esempio dice c'è il suo paziente che lo sta su mangia. Li salvo. Io li salvo tutti, vai aspetta. No, è la moglie romana non viene, eh? No. Vabbè, grazie amico me. Allora, parliamo di questo spettacolo. Dammi, guarda che bello. Palomara, guarda qua che maglietta. Palomara, bello di zio. Si fa cavolo il tiribrisco. Lo puoi liberare secondo me, andò. Se dà fastidio, sono da fastidio o no? Se dà fastidio. Ciao ragazzi. Ciao. Possiamo disturbarvi due minuti per dire come si presenta quest'estate? Buongiorno. Ciao. Mamma ragazzi che caldo. No, 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 non è molto caldo però. Ieri era vetro. Napoli, no? Napoli. Io? No. Piazza Carlo III. Piazza Carlo III Napoli, che meraviglia, che meraviglia. Ma questo mare, mi scusi, eh? Bellissimo. Carlo III, lui ha un'attività commerciale? No, io sono in pensione. Ma prima che cosa fa? 118 con la Croce Rossa. Ecco, questo è un lavoro. E invece la signora è con 117? Sì, 117. La signora, sì, signora. Compagno lui. Quando venite, da quando siamo venuti, guarda che mare, noi siamo giù. A me sono 37 anni, detto. Però Girello è bello, dai. Girello è stupendo. Diamante, ragazzi. Diamante. Qua d'estate tutti cagate una pila per venire con le barche, ma ci verremo pure noi, Serafè, vero? Bisognerebbe dire a tutti quanti che vengono nella spiaggia libera di riportarsi l'immondizia. Aspetta, si può alzare che sennò mi giro il mondo. Fatti. Si può alzare la spazzatura ecco, per terra, portare una semplice... Che sia purtroppo... Di non lasciare la spazzatura. Dunque, questo qui, a tutte le parti del mondo esiste, o scosto... No, si non chiamano... No. Qualsiasi persona. Si chiama lo scosto... Questo si chiama lo scostomato, che è come... Ti posso dire? È una malata... È l'imbecille, è scostomato. No, scostomato, è imbecille. Bravo, se no è vero. Poi ci ritorna di nuovo sì, qua. Sì. Ma tu mi potevi a me che ci pugni a fuoco ci pugni? Nel senso, no, nel senso che... Non capiamo. Affogare, nel senso che lo portiamo al mare, ci allegami i piedi. Però vedo che, insomma, porta la mutanda come quei 15 anni. No, la mutanda perché... Costume, c'è il fisico. Ho perso il costume. Certo, è giovane. Si mantiene anche. Ciao ragazzi. Allora, ciao. Però facciamo assaggiare ragazzi questo straordinario caffè. No. Ah, perla la capa. Cioè, che è una perla. Caffè Dream 2000. Bello. Questo ogni cucchiaino ti fa volare. E basta, Gini, ti fai la persona educata. Mannaggia. Questa qui, ogni tazza di caffè, poi mi ha... Lei è su Facebook pure. Certo. È Marpione, è un Marpione. No, guarda. Lui che è Marpione, è un Marpione. Vabbè, allora, grazie signore. Prego. Grazie, ciao. Arrivederci. Di cuore, ciao. Ragazzi, noi scherziamo fin quando si può scherzare. Certo. Quando si può scherzare, scherziamo lo stesso. Andiamone. Gine, mi sta scolorendo, per dire, no? Gine, mi stai scolorendo, perché mi sta alle canne oggi.
voglio far assaggiare allora un'altra cosa. Buongiorno, come state? Possiamo, sempre se possiamo. Che meraviglia, guarda qua. Che meraviglia, ragazzi. Che bellezza, guardate, oggi giovedì 16 luglio. Luglio. E giugno, sì. Ehi, no, vieni. Ehi, no, brava Serafino, bravo. Dopo un anno ti sei imparato. Chiama, Menderei. Di dove è lei? Napoli. E la signora pure di Napoli? Sì. Dopo, se non ci fa le caipè della gente, che cucina lei? Oh, cioè, che si mangia? Guarda che costume. È bello. Una mutanica che in annuncio buonanno. Esatto, una volta così si portava. No? Però si diverte qui, questa è in vacanza, no? Sì. Guardate che male. Se la posso dire una cosa. Ah no, non è che ne paga uno per dire che c'è su mare bello, io sono calabrese e me ne vanto. Chi è la calabrese che ci appartiene a far vedere? Ah, beh. Oh no? Ah. Che mangiate oggi, signora? Che mangiate oggi? Ah, allora vi posso fare... mi sta leccando che sono dalle 7. Alleccano, poi c'è affocatia a teggia. No, a lei sì, a te no, perché i cani li adoro. Allora, signora, se si può alzare le faccio assaggiare questa gran benedica. Piano, che leggero rumore, questo leggero rumore. Non mi leggo bene in piedi. Ah, no, allora no, sì, mi dica, non ti prego. Allora, signora. Ah, salsa da nonna, proprio per... Basta poco? Quanto costa questo? No, che cosa? È omaggio. Ma come... Scusi, pasta... La salsa da nonna. Sì. Pasta poco? Pasta poco? E suca assai. E suca assai. Ah, come isso? Guarda qua. Guarda qua. Grazie. Che so, un quadrito. Ma che marca è, voglio vedere? La salsa, tu sei di Gina dove lo scrivo, segno. La salsa da nonna, assaggiatela. Chiamatemi su Facebook, Pino Gigliotti, e vedete quello che è. Tu, Andò, ti posso dire una cosa? Sì, venga. Sì, bravo. Aspetta, vieni a dirla. Buongiorno, ragazzi. C'è un altro cagnolino, attenzione. Attenzione che si azzuffano, manne. Che scrivi prima? No, non è così di prima. Possiamo disturbarvi un attimo per darvi un regalo? Che vediamo? Con voi siete tutti insieme? Sì, sì. Che meraviglia. Allora c'è un caffè, c'è da giusto. Oh, la salsa. Che meraviglia, ragazzi. Grazie per averci fatto entrare nel vostro spazio. Prego. Era per me. Suo parente. Questo è il fidanzato di mia figlia. Sua figlia. Lo posso chiamare? Una guarda, sì. Francesco! Non è che ti faccio assaggiare? Francesco! E caccia su qua, caccia! Vieni qua! France! Alla ragazza forse! No, le faccio assaggiare, è omaggio, signor! Sta vedendo la televisione! C'è vergogna! Come? Guarda che. Quei tappini, figlio. Mazzatevi, ma io che ne... C'è vergogna. Che fa lei nella vita? Lei è un simpatico. Io, operatore ecologico. Napoli. Allora, signor, scusa, che faccio assaggiare questo pomodoro meraviglioso. Solo consegnare. Acchiappato, guarda. Passata, salsa di... Pasta poco e su cassare. Ah. La salsa da nulla. Ah. Quando questo qui... Sì. Cappa la palizza tu su! Serafè, sta veloce. Quando mi ne costa? Tu mi ne veloce. Ma voglio andare. È buono. Ma sai che è buono? Che sono un tempo per cacciato, dai si corda così. No, non ti preoccupare. Grazie ragazzi per la simpatia e la grande cortesia, perché noi. Signor, ci può spiegare senza magari. E basta! E ba, mi sta leccando dei setti, io amo gli animali, ma male cacchio però. Scusa. Quanto ti occupa? Tu va. Signor, mi può spiegare questo. Una tua. Sua moglie? Che susta! Che susta! Che...
Ragazzi, perché? Buongiorno. Perché? Siamo in estate. Penso da novembre che siete, fateci. Scherzo, come state? Bene. In vacanza si sta sempre bene. Almeno in vacanza sorride. Dopo un anno di lavoro, no? Che lavoro fa? No, adesso sono pensionata, quindi. Ma giovane però. Giovane. Ho lavorato pure tanti anni. Che lavoro ha fatto? Non devo dire. Borse, cosa? Borseggio, no? Borseggio. No, che non lo vuole dire, scusa. Un nuovo via, ancora. No, insegnavo. E perché non me lo dici, non me la dai? Ando, che ti può dare Luciano una amico mia? Ecco qua. Questa di sera, signora? Sì, sì. Perché qua di sera fa freschetto. Lo so. Si può alzare un secondo, sennò. Sì. Le do la mano, mi permette il maretto. Guarda Carlo Pedrico, ma facciamo questo. Quest'anno, ragazzi, attenzione, verrete premiati dalla Cicana alle 19. Vi premiamo con Miss Pedrico d'Oro. Ma che canale? Mora Sarrepigliana, perché Sarrepigliana? Pino Gigliotti, senza offesa. Ecco. Signora, che canale è questo? Ecco. Canale 19 sul digitale, i bigliettini Giovanni Rodè. Chi sta ci sono, signor? Fino a fine un mese. Ma mi fanno una borsa a due cammini. Le posso far fare un salto alla Calabria. Grazie signore. Grazie. Allora che fa? Oh, che auguri, posso? Grazie. Io la dicevo, era sbersato dall'altra parte, era sbersato. Che meraviglia. Come state? Era tutto bene, benissimo. Da Napoli, no? Sì, sì, sì. Rispettate gli amici napoletani, perché noi cambiamo per chi d'estate su base. Cambiamo per sta gente, perché portano i soldini, capito qual è il problema? E sono sempre educate. Rispetto dei, giusto o no? Sicuramente. Ma mica sono i napoletani. Napoletano Salerno, tutta l'Italia. Ah, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, come? Ah, appunto. No. Io mi sono espresso male, professore, scusate. No. Un vizio di forma, scusa la mia, che io però ho studiato. È vero che loro forse sono di più in maggioranza. No, ma tutti. Signore, scuse, vuole partecipare al concorso? Venga. L'anno scorso abbiamo fatto Miss Tappini, stanno facciamo Miss Pedrico. Allora, no, non sto scherzando, ragazzi, poi vi chiameremo, perché no. La portate sempre in giro a Ginetta. A Ginetta, che bella. Signor, come state? Venga, che lei. I cani a casa, bravo. Portateli, non lasciate i cani a casa, bravo, portateli. Bravo, come dice Antonio, vero? È vero. Io ho lasciato purtroppo. No. Allora, un altro concorrente, compa, vieni. Benedico. Miss Pedrico, compa. Ecco qua. Però un gigi su particolare. Quella è incinta e lei però, qualcuno fa confusione. Complimenti, da quanti mesi signore? Si vuole alzare pure lei? Se la fa, sì? Io? 8 mesi. Ah, quindi ci siamo ragazzi. Qui abbiamo Carlo alla sua prima intervista. Allora Carlo, quando tu nascerai, ci darai zio Pino sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre, ci ha intervistato. Dove siete voi? Provincia di Napoli. Io provincia di Salerno. Quindi Napoli, ti è innamorato Casatil. Aspettare, io lo adoro questo piatto. Ma lei però non mi ha detto di dov'è, signore. Roma. Ah, scusa, ma Roma è bella, ragazzi. Ci sono stato lì a Roma. Non ci può dire male, Nando. Non ci può dire male, ragazzi. Ma che male meraviglia. Quando state in vacanza? Un altro mese, perché ho 4 giorni. Ah, sì? Sì, questo fine settimana, poi riprendiamo a luglio. Allora, i concorrenti che vogliono partecipare a Messe Pedrico, ragazzi, scrivete, perché ci sarà un bel premio, Non sappiamo se diamo o un motorino o una annuglia. No, il motore sì, il motore. Salame piccante. Che cosa? Salame piccante? Però l'anduia. No, l'anduia, allora no. Allora, spieghiamo che cos'è. L'anduia è il prodotto tipico calabrese che si spalma. Annuglia è tipo una soppressata. Sì, sì. Salame piccante. Sì. Grazie ragazzi, allora saluti i compa, come si chiama? Carlè? Carlo. Compa Carlè, quando tu. Però dopo ci avete chiamare, andate sulla mia pagina Pino Gigliotti, ci scrivete, mettete mi piace sulla pagina, perché più siamo e più crescimo. Questo bel bicchiere
Carle, alla salute. Sì, ma se tu non ce l'hai un bigliettino non ce l'ho. Lo so. Un bigliettino non ce l'ho. Allora, ma ve lo ricordate Pino Gigliot? Pino Gigliot. Un demo bigliette, una prego, una prego. Giovanni, una pregogna, Giovanni Rodè. Ti voglio bene, Giovanni. Che scherzo, però mi fai il bigliettino, la pubblica ora mi farai il bigliettino come se. Pino, segnate quello, punta, come punto, punto, punto. Allora, Pino Gigliot. Pino Gigliot, Pino Gigliot, ve lo ricordate? Pino Gigliot, sì, come no. Come ci ricordiamo? Non dicono bigliettini, guarda. Non ce lo scordiamo. No, no, no. No, no, come lo puoi scordare? Aspetta, c'è una penna, non ce l'ho. Signate, no, per Carletto perché ci tengo, Sì, sì. Ok? Dateci 4 minuti ancora. La penna ce l'hai? Sì. Cioè, avete una penna, Serafe? Serafe, non te ne manco l'anima per c'è biagito. Manca la penna. E che sto scherzando, Serafe? Insomma, venite a lavorare, non potete alzare. E come scusate, venite in giro, però portatevi gli attrezzi, neanche una penna per scrivere. È colmo, dai. Oh, la penna. Ma che si sono importante così, senza bigliettino. Bregogna, Giuba, Bregogna. Pino Gigliotti, grande, dai, forza. Pino Gigliotti. Si legge? Come no. Facebook, pagina ufficiale. Fotografia la ricordate però, la fotografia. Come no. È indimenticabile. Grazie ragazzi, stai acca. Stai acca. Ti ricordo, grazie. Allora, vi ricordate Pino Gigliotti, che buon signor qua sopra, segnato? Gigliotti, segna. Ricordi, canale 19. Ma non possiamo fare il brindisi. No, lo facciamo quando nasce. Non possiamo fare i brindisi perché è uno. E mi porterò l'altro, la bia d'altro la porteremo. No, questo è, però questa è sua. Questa è so. Ragazzi, se vi è piaciuta la puntata. No. Ditelo, se non vi è piaciuta, fatemi i fatti voi. Guarda la penna, chissà la penna dell'hotel che ce l'hai scelta dall'hotel. Allora ragazzi, io direi facciamo un altro saluto. Signor, c'è pure una signora qua, sola sola la signora. Guarda qua, guarda qua. Ma fai vedere questo mare, Serafe. Guarda che ma. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Parte messa per Gico su per spiaggia, va bene? Allora, indicateci, signor, aspetta che facciamo questa cosa, Indicateci. Venite. Allora, venga, vieni, che facciamo questo invito. Indicateci sui lead, sulle spiagge, chiamate alla Pobleor, chiamate a Pino Gigliotti sulla pagina, chiamate alla C, a macchinetta. A macchinetta la signora. Bene, bene, casa. Lei guarda la borsa, capito che sono una guarda. Chiamatelo. Vieni qua, scusi, vieni qua. Veloce, vieni. Veloce, è una ragazzina. Scusa, Serafe. Venga. Allora, una bella sera di caffè. Salutiamo chi? Pietro Redda, i fratelli Redda di Celisano. Quindi? Della trona di Cosenza di Rende. Andiamo, vieni qua. Quando è che sta? 8 anni? 8 anni? 12. Guarda che meraviglia, ragazzi. Ecco qua. Vieni, una bella macchinetta. Mi saluti i tuoi genitori. Dove sono i tuoi genitori? C'è zia. Zia? È stupenda, questa bambina è stupenda, ragazzi, chiudiamo. Se vi è piaciuto dicite, se non vi è piaciuto fatemi fare voce. Vediamo. Basta! Alla prima spiaggia che abbiamo trovato ci siamo fermati, ragazzi, perché. Gina, per favore! Gina, si può fare un bagno, si può fare. Buongiorno amici! guarda qua. Allora ragazzi, mare meraviglioso oggi! Festa della Repubblica! Tena qua! Come state? Alzate però che se no e divenite! Cos'è? Che cosa bello frigorifero, mi ricorda la festa di papà quando andavamo con papà, andava. Ma non
Non ci mettevate dentro però. Chiaro, vino, birra. Frittata, una bella frittata. Alzatela poco. Aspetta, bravo. Buongiorno signora! Basta poco, è super sole! Bene, bene. Signora sa. La famiglia, ragazzi, che. Guarda che male! Allora, compa! Se ti accorto che Bruno, che è pericoloso il. Come si chiama? È pericoloso. No, cagare su con che una piccola. Noi facciamo più patate, Gina. Gina, fai la brava! Brassa! Te la qua. È la prima volta che viene al mare, poverino! Allora, gita fuori porta! Cioè nel senso che tu esci dalla porta, chiudi la porta, hai casa. Buongiorno signora. La signora si è messa. Tu sei casa, scusa. Si è messa la peste. Ma il mare è bello, che fai nella vita? Conduttore macchine edile. Conduttore macchine edile. Conduttore macchine edile, ha capito? Sarebbe. E la signora? Casalinga. Chi ci ha cucinato? Viene a casa, chi ci ha cucinato? O pallone con Bausanda, se sempre che. Poi oggi è dieta. Si va dieta. Succhine, bene. No, vuole dieta. Vieni qua, vieni, vieni. Abbiamo già mangiato. Pasta poco. Pasta poco. Pasta poco. Pasta? Pasta poco. E su casa. No, no. Si va dieta. Signora, bene qua, bene, bene. Si va dieta. Che dite che la signora sa cucinare? Guarda che meraviglia, signora, guarda che meraviglia. Pasta poco. E su casa. Che meraviglia, ragazzi. Vabbè, allora, divertitevi oggi, no? Oggi è la giornata di festa. Guardate un topo che sta facendo. Che ti mangi io? Io oggi spaghetti a pomodoro e basilico. Spaghetti quando? Da poco. E pomodoro? Assai, pasta poco e suga assai. Formaggio assai. Formaggio assai, formaggio. Divertitevi, ragazzi. Mi faccio vedere. La signora faccio vedere. Stavo aspettando. Un po' meno motore. Buongiorno, c'è un premio per voi, signor. Facciamo girare anche. No, io voglio far vedere il mare come è pulito, ma guarda che meraviglia, va. Sera fu un su tutta la casa, oggi a me fa sapuntata. A depegliamo, ne menamo, Serafè. Ecco qua. Buongiorno signor. Che bel mare che c'è oggi. Vieni che ti faccio conoscere il rindendin. Vieni che ti faccio conoscere il rindendin. Vieni, vieni, vieni. Guarda, viene la bustina per un polpaccio, Serafè. Hai capito? Buongiorno signor. Mi faccio conoscere Ginetta, venga, venga. Non va niente, signor. Vi devo dare una bella cosa per portare a casa, però là ci sono quattro persone. E purtroppo ragazzi, venga. Non posso venire perché ho detto niente. A cosa? Come? A cosa? Aspetta, suggerisci. Un saluto. Beh, vieni, vieni. Buongiorno signora. Se scende. So, un momento, vieni. Aspetta, ma mi convince perché giustamente la signora, no? Se... Ci va in dall'acqua? Faccia in dall'acqua, faccia io. Venga, venga, che meraviglia, signora. Voi abitate qua, abitate? No, no. Dove abitate? Giuro che non faccio niente, signor, giuro, non vi faccio niente. Venga. Vi devo dire una cosa, vedevo. Sposata? Sposata? Separata. Pure io, non è un problema. Allora, però vi bagnate, dov'è il vostro? Chi? Dov'è chi? Chi dov'è? No, è il vostro posto, dov'è? Là. Ah, è là. Allora, venite, venite. Vi devo dire una cosa. Lei è un avvocato, lei? No, no. Un medico? Sono una neolaureata. Appunto. No, una sensi, non ti preoccupare, chi dice che non la mangiamo a mamma, perché lei. Che io, è certo che tu. Adesso ti do una cosa buona, te. No, no, vabbè, no, è geloso. Vieni qua, vieni qua. Dammi il caffè. Dammi il caffè che ti faccio una bella tazza di caffè questa. Ti faccio. Tu il caffè no, ma nel latte tu lo prendi il latte. Gabri, che classe fai? Gabri, ti faccio conoscere la nostra mascotte che. Vedi là che ne è. Venite, ragazzi! Signor, allora, se faccio una bella tazza di caffè oggi, non facciamo niente, giuro, non me la mangio. Beh, se ti pigli, ti mangi di pasto, ridete di me. Che scherzo, ciao. Che classe fa? Però finito la prima elementare. Complimenti. Grazie. Peccato il suo marito che si è divorziato. No, scherzo, ragazzi, sono cose delicate. Un bacione, ciao. Grazie, ciao. Daniel è nuovo.
guarda la, venite ragazzi, però scendete un attimo, va bene, bene, bene. Che cosa si fa qua? Chiama tua madre, che si fa? Che si... Ma vieni! Signora, venite! Ma c'è... Ah, venite però, oh yeah. Se vi teniamo la... saremo noi, sarà. No, non ce la fa, salia. Vi tengo la scala, scendete! Ma sei tutta la scala, sei tutta... Sei tutta la scala, signora? No. E come fate a scendere voi? Noi saliamo e scendiamo dalla scala. E perché usci... senza scala, quindi ci tocchiamo direttamente in acqua. E come mai senza scala, signora? Purtroppo il mare quest'estate, anzi quest'inverno, ha rovinato un po' tutto. Pure la scala si è mangiata. E come fate a venire al mare? Guarda che se, che sto come a me davvero ad amici. E non scendete proprio. Facciamo il giro, però adesso aspettiamo. Io saglio, Serafè. Vieni, vieni qui. A così mi rompo la tua gamba, capè? Guarda che fa, guarda come zumba! Sì, buongiorno! Buongiorno, ma quasi fa male suo guaglio! No. È abituato! Ma scendete un attimo, capita una cosa, vedi? Scendete! Vai, tieni, scendi! No, 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 no! Scendi! Vedi qua! Vedi una cosa tosta, signor, mo vedi! Facciamo la forza, Dio per! Ma vedi come sono derrotti qua, vedi una, con una scala, vedi una po'! Che hanno già capigliato! Ah, ragazzi, ha preso un pesce, ha preso, va, 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 va! Vieni, vieni, signora, vieni. Sì, dai. Ma non c'è suo marito, dove? Mio marito, lui è mio cognato, mio marito c'è pure. Questo è mio figlio. Ha preso un pesce in diretta, ragazzi. Che è? Non surge, che è? Che cos'è? Una dragina. Venga, venga, signora, venga. Ma capite, la dragina pigliata? Non lo so. Mi è morto già suo pesce. Ma io lo butterei di nuovo al mare, però. Che ti mangi? O no? Ogni mio tagno me li sto conservando, quindi me lo... Quando l'hai preso? 7-8. 7-8, hai vestito di mattina. Scende. Lui è pescatore come... Scende pro marito, se la fece, scende pro marito. Marito, tutta la famiglia. Oh, ragazzi, scendete che finiamo questa puntata in bellezza. Sì, guardate che mare. Guarda, qua con la scala. Io come... Benedica, oh, Serafè. Come stai? Ma ci conosciamo. Dottore Zicali, ciao. Il dottore... Giorgio Zigaret. Giorgio Zigaret, tutti nella mia vita sono fatto. Sono il suo compleanno. Tanti, e anche a tanti auguri. E pure di mio padre. Grazie. Quindi siamo no, e, no, il no. Mille anniversario di matrimonio. Ah, allora, sono auguri questi. Ha ragione. Auguri affettuosi. Dottor, scusa, mi piace una storta a casa, mi piglia. È molto, ma tutto qua. E adesso la debitiamo al responsabile. Chiama mio cognato, che lui è l'artefice della scala, perché senza il suo aiuto non saremmo potuti nemmeno. Però comunque è importante tutto questo qua. Eh sì, e intanto vedi qua fu caldo. Tu sei stato sempre un attento osservatore di questo paese e lo ricordo da diversi anni. No, perché... ho visto anche il sindaco, adesso faremo l'inaugurazione di Alice in Veste, l'ha fatto Gigliotto, lo so. Lo so, come no, bisogna darne merito. Comunque, insomma, sindaco, sa scala cava va fatta, perché o no? Purtroppo bisogna fare qualche opera in modo da... E anche la spiaggia si è ridotta rispetto all'anno scorso e agli anni passati. Signor, questo sai perché? Ci vuole qualche intervento come è stato fatto in fondo. Ma il sindaco ha promesso che, il sindaco so che sta lavorando. Ci sono dei lavori perché abbiamo un sindaco qui a Foscaldo. Che... Lei dove lavora? È medico? Dottore? No, sono commercialista. Commercialista. Però anche lui ha un'anima. Anche lui ha un'anima. Che se ne mangiano come corsone, ne mangiano. Salutiamo tutti, specialmente al mio commercialista che mi ha dato una... il dottore Bilotto. Mimmo. Oh, allora, salutiamo mio dottore. Il dottore Bilotto. Bene, allora ragazzi, innanzitutto facciamo le cose, premiamo la signorina, vedi qua. Se ti fa capo, apri qua. Apri la maglietta, apri, se apri. Ma tu sei il pescatore, sei. Sì, pure lui, eh. Ragazzi, qua pescano in un modo pazzesco qua, Apri, si fa capo, ma sporca con semana, si linze con semana, zizi. Guarda qua, tieni qua, apri. Si fa capo, te ne fredda, si fa fisco, te ne fredda. Paolo Marano, condizionato, guarda che magliette, Paolo Marano, anche amico, sì. Commercialista, cavociato, ma guarda che è una bella signora. Ma è di qua la signora? Non lo so. Ragazzi, no, che comunque no, rispettiamo la privacy, però. Baci donna, saluta donna. Facciamo le bellezze, falle vedere le bellezze della Calabria, Serafè. Signor, salutate il pubblico, signor, dottoressa. Salutate il pubblico.
Salve. A me facciamo dei bel stracalabbi, no? Anche le belle. Allora, quando ci manca, perché la signora... Allora, la cosa bella che è successa, sta sudando ancora. Devi da scumare, Serafe. Siamo io di là, no? Guardate la scena. Io mi arrivo là e la signora che si fa? Vedi, si mette o vestito, non si può fare un costume. Ma che c'è, cosa c'è bella di un costume? Certo. Allora, alla, tu quanti anni hai? 18. Ah, dottore, che... signor, vieni qua, senza dottore, vieni qua, dammi qua, vieni qua, vieni qua, se no se... dammi qua, c'è una cosa, dammi qua. Ah, ecco. Tutti i commercialisti, tu state qua, fateci, addeggio. Serve, ma tu mi chiamare però, tu abbas capite qua? Oi, signor, oi, questo capodo. Chi ci vuole? Ci vuole... una cosa tosta ci vuole. Una salsiccia, scommetto. No, non lo sanno. Signor ci vuole. Poi con tutto il rispetto dei pesci, ma qua ne cozza che cozza. Questa è soppressata, buona. Fate un bel aperitivo, ragazzi, divertitevi. Grazie. Sindaco, ti abbraccio, ti chiamerò in settimana. Aggiustiamo la scala, dottor. Certamente. Salute al sindaco. E che per gli Alici in Festival possa replicarsi in meglio. 50.000 persone ci saranno, no? Eh? E ci sarai anche tu, Pino. Sì, sì. E Ramo, ti ha detto come ci cioè, se no i tassi ti facciamo mangiare, dei tassi ti facciamo mangiare. Grazie ragazzi, passate un buon... Grazie davvero, grazie. Ciao belli, ciao. Grazie signora, ciao bello mio, ciao. Allora, io farei una cosa, vai di grazie signora, no? Se ne sta chiena la signora, no? Si è messa un vestito che un marito ci ha detto non ti fa vedere i costumi di bagno. Oh signor, che te può vedere. Complimenti ancora signora. No, noi con grande garbo, le bellezze vanno viste, che grande garbo, grazie. Vabbè, allora quando manca Serafe? 10 minuti. 10 minuti, ancora? Non è possibile, Serafe, tu mi frega 6 minuti. Andiamo verso là, che si stanno yendo che. Ma c'è qualcuno sopra? C'è qualcuno? Non c'è nessuno? Sono sparite! Ma tu guarda che fortuna che abbiamo noi, guarda che fortuna! Possiamo... Mo per la papà ciova, ha pescato! Il bambino ha preso un pescione così, ha preso! Che cosa ha pescato? Niente! Niente proprio, sì! Niente proprio, sì. Se vuoi parlare con... No, sì, no. Non mi preoccupo. Se potete parlare... Io no, non sono di telecamera. No, non mi vedo, tanto quelli vengono. No, vabbè, no. No, vabbè, noi rispettiamo, no. Rispettiamo. La bambina vuole parlare. Vuoi parlare? No, la signora no, ha detto no, la signora. No, signora, non vi preoccupate, dai. Noi rispettiamo. Vieni, che vi salutiamo, vieni. No, dai. Signora, grazie. No, rispettiamo la privacy, per carità. Per carità. Pro marito se ne è chiuso, pro marito. Buongiorno, scendete. Scendete. Ragazzi, che sono? Andiamo là, se la fate in diretta. Noi rispettiamo la signora, giustamente. Se si vede dall'esterno, tagliala, se la fate, perché... Io si può se ne fa chiamare. Che non ne fa chiamare, che non è che siamo terroristi. Mena là, già, mena là. Buongiorno! Mo pigli i peggio, sai? C'è un bozzo camera. Ma guarda, si è come suante, guarda. Guarda, ora sì, che se ne vanno, via. Ririte, penso come siete messo il 2 novembre, fateci. È estate. Dammo un caffè. Come è finito il caffè? C'è. Ah, c'è. Allora il bicchiere. Dammi il bicchiere. Attenzione che ha aperto. Allora ragazzi, salutiamo Pietro Reda, la macchinetta per colpa mia. Ma si è scordato, ma la macchinetta, salutiamo Pietro Reda. E i fratelli Reda di Cerisano, Pietro Reda della Trolli di Cosenza di Reda. Dice il bello. Signore, c'è siete fuggire, ne che diamo. Buongiorno amico mio. C'è un bello bicchiere, vieni. Ragazzi, che posso dire una cosa? Che è estate.
troppo bianchi ancora. Oh, sì. Penso come se di mese di novembre, fate, se siete in questa maniera molestate, vieni qua che ti devo dare un ombre. Vieni qua, vieni. Zio Pino, dove sei? Dove sei? Fuscato. Oh, venite qua, cercate di muovere, signor te. Questo bel bicchiere per oggi, te. Grazie. Fallo vedere però il bicchiere. No, ma sta riprendendo. Oh, signor, che stiamo riprendendo, che ne si vogliono una cosa. È l'allegria, signor, grazie. Grazie. Facciamo un saluto. Che bellezza, ragazzi. Allora, che mangiate, che prepara oggi? Ma c'è lo succo pure. Grazie comunque, dai, perché noi quando abbiamo messo la signora sola, c'è. Signor! Se mi scrivi spalle, se mi... Che fai tu nella vita? Carabinieri. Ah, gamba. Capito, però un signore, ragazzi, un signore, grazie per averci onorato della tua presenza. Grazie. Buon lavoro. Grazie signora, grazie. Eravamo cose proprio buone con un carabiniere, mio. Vedete che lo yango, vedete che lo yango. Grazie amico mio, buon lavoro. Un abbraccio a te e tutta l'arma dei carabinieri, la polizia, la finanza, che fanno un grande lavoro, fanno. Serafe, mi deve credere, ci vuole un pannizzo, mi deve credere, tigni il sudore e topos. Chissà se magriscono qualcuno quarto, ha capito che puntate voglio. Intanto compa, oggi è una giornata, perché siccome a festa della Repubblica non c'è venuta nemmeno, però suoniamo su Paspeggio e cominciamo. Buongiorno, dove andate di bello? Buon lavoro, grazie. Guarda che su, buongiorno. Mangio pure i cozzi. Oggi la faccio mangiare bene, la faccio mangiare. Io penso, mi dà mangiare i cozzi. Eh? Mangio pure i cozzi. Sì, ecco. Come vedete la rosa? A noi si vendono i maglietti. Di dov'è lei? Sono di Cosenza. E oggi... Vedi che ti conosco bene. Grazie. Sei famoso, ecco per questo. E sei una grande persona. Grazie. Sei veramente una grande persona. Siete tanti e che... fai tanto per questa Calabria. Finalmente abbiamo un mare mai visto, veramente mare di Tropea, né? Non voglio nominare il nord. Bellissimo. Guarda che stamattina proprio c'è un mare favoloso. Scusa che mi tocca. Di che fare nella vita? Io facevo il parrucchiere, ma sono in pensione. Ecco. Carlo Magno, ragazzi. Buongiorno. Ho comprato una macchina da Carlo Magno. Com'è? Ecco. Via. Buonissima, una Fiat. Grande attrezione. Grande macchina. Guarda. Fa cose brutte. Grazie amico mio, grazie di cuore. Gentilissimo, come sempre. Bene. Sì. Oggi vi faccio mangiare un bel sugo. Mena mo che canni poi che mare da bere. Quando 4 minuti. Serafe, tu allora mo io farò un annuncio ad Ivan Greco. Tu mi fai lavorare troppo, Serafe, non è possibile, siamo a 2 ore, siamo. Lo guardiamo sempre in televisione, via papà. Allora, guarda qua. Oggi mi faccio mangiare bene. Ti vado a salutare mia sorella. Chi è sua sorella? Emilia Marano. Emilia? Sì, ti segue. Ciao Emilia! Allora, ti faccio assaggiare un bel sugo. Quanti bambini benedica? Tre, siamo fermi a 3. Benedica, comba! Di Cosenza, dove sei? Di Rende. Vieni qua, cosa? Basta poco! È su cassare, è un pomino. Ragazzi, è una meraviglia. Oggi che cucina? Questo, no. Niente, andiamo a mangiare qua al mare. Al ristorante? Ah, sì. Perché mare... Oggi, di riposo oggi. Signor, però... 3 figli, benedetti. Fallo fermare, ma. No, ci siamo fermati. Forse sempre se la provvidenza non ne mandano altri, no, perché tu sei sorpreso. Che lavoro fa suo marito? Tecnico di ascensore. Perciò. Sale e scende. Sale e scende. Speriamo che salga, se scende bebè, è rovinato questi anni. Allora, oggi dove li porto a mangiare? Vieni qua. Come vediamo. 2 minuti. Mi credete? Mi fa male il polpaccio. Ma un bagno avete, fate un bagno. No, siamo appena. Però ma posso dire una cosa, benedica tutti belli i pescerini, tutti belli. Grazie. Il papà di meno, ma. Tutta la mamma. scherziamo. Grazie. Chi c'è? Vai. Una maglietta mi da me. Papà, dai. Cosa. Allora, ti diamo questa maglietta e poi prende la cosa. I buoni. Allora, ti spiega Antonio i buoni. Noi chiediamo scusa a Mr. Fruit. È il colpo, perché? Allora, questo è il biglietto mio, eh? Allora. Cerchi di
che sto dicendo? Allora, che cosa fa? Vieni, signora, vieni, vieni. Non si può alzare. Allora, questo qua. Fidi le tue carte, che fa? A Piazza Bellotta Cosenza. Corpo di terra e corpo di mare. Lei sa Piazza Bellotta, no? Sì, sì, come c'è no. C'è questa grande. Allora, che cosa fa? Ti regalano un corpo di terra o di mare. Il corpo di terra. Il corpo di terra ci sarebbero ortaggi, carote, frutta e tutti i bandieri. No, se è frutta ci può essere. Frutta di mare, vongoli. Cozze, capelione, alice, pure un capelione c'è. C'è pure capelione. È straordinario. E allora questa bella maglietta al nostro amico ascensorista, signore, si fa capodo, te rifredda, si fa freddo, ti quadia, il nostro grande Paolo Marano, questa bella maglietta, ragazzi, che la maglietta è buona, è di grande cotone, quindi vi abbraccio a tutti, bellissime bambine. Ciao, fate. Bravo. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie davvero. Signore, è stata una puntata così, ma noi ne faremo tante. Noi veniamo all'improvviso. Salo. Ciao! Meno che carne di porco, ma tutti i tuoi barcusi, mo vedete qual è, perché siamo depressi come noi. Ma tutti i barcusi stanno affacciando e viene la gente. Se volete il nostro permesso, signora, noi basta che voi ci chiamate, lì di spiagge, sott'acqua, vi saluto e vi abbraccio. Madonna, tutti. Siamo arrivati, ciao.